Benvenuti ragazzi a questo nuovo video e oggi analizziamo insieme quali sono secondo me le intro più fighe dei videogiochi. Sì, perché dicono che i libri non si valutano dalla copertina, ma io un gioco lo valuto come dalla intro. Naturalmente nei commenti lasciatemi le vostre opinioni, ovviamente le nostre top 10, e noi possiamo incominciare! Al numero 10 di questa classifica troviamo sicuramente l'intro di God of War 3, ovviamente con quelle cinematic cartoonesche, ragazzi, ha subito colpito la mia attenzione. Senza dimenticare che ovviamente God of War 3 è uno dei capitoli più belli della saga per mio, quindi ovviamente gioco figo, intro figa. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of... Al numero 2 troviamo l'intro di Batman Arkham Knight. Sì, perché noi pensavamo di aver fregato il caro Joker, ma mi dispiace, non è così. Anche se è un multiplayer, non potevo assolutamente dimenticarmi di questa intro. E si tratta appunto della intro di Friday 13. Sì, effettivamente non ha una intro, ma quando c'è quel tipo biondo che fa tutte quelle facce storte, ragazzi, non possono ridere, quindi anche questo si trova in classifica. Al numero 7, come new entry probabilmente di uno dei miei giochi preferiti, c'è l'intro di Hellblade Senua's Sacrifice. Sì, perché è assolutamente magnifico, ragazzi, perché nel momento in cui tu pensi che quello sia un filmato, in realtà è esattamente la grafica del gioco. Ma tanto si era capito che il Blade mi è piaciuto! Posizione numero 6 come best infarto nei videogame sarà sicuramente l'intro di Mass Effect 2. Voi non potete capire la mia cagazza in quel momento quando ho visto la norma di esplodere. Ho fatto no, fermi tutti, Shepard. Qualcuno salvi Shepard. E invece BioWare aveva ritrovato all'epoca un modo carinissimo per incominciare un gioco di una saga che adesso è praticamente rovinato. Al numero 5 della classifica c'è l'intro di Bioshock 1. Quel poverino ovviamente stava semplicemente facendosi un viaggetto in aereo e poi... Senza calcolare che ovviamente Bioshock è una delle mie saghe preferite, ma questo voi lo sapete, quindi non potevo assolutamente non metterla. Al numero 4 troviamo l'intro di Final Fantasy X. Sì, perché ragazzi, all'epoca vedere una cinematic di quel tipo era assolutamente wow, considerando che è stato probabilmente uno dei primi giochi per PS2 che ho giocato. E si sa, se non avevi Wacken Squadra nel Blitzball... Anche se non ha chissà che grosso contenuto, a livello affettivo penso che ognuno di noi metterebbe in questa classifica questa intro. E parlo appunto dell'intro di Half-Life, gioco che aspetteremo probabilmente a Vita il 3, ma che si trova sicuramente nelle top 10 di tutti i videogiocatori al mondo. Al numero 2 della classifica troviamo l'inizio di Life is Strange, ovvero l'inizio dell'episodio 1 Crystalis, quando appunto troviamo la povera Max, che è stata trattata malissimo in classe, ma decide di chiudersi in se stessa attraverso la musica, come probabilmente la maggior parte di noi faceva nell'adolescenza. E addio pensieri! Aspettiamo con ansia ovviamente il Before the Storm, che sarà appunto il prequel di Life is Strange, e vediamo un attimino come va. Speriamo andrà bene. E per la cinematic più figa, ovviamente al primo posto di questa classifica, non potevo non mettere Kingdom Hearts 2. Sì, perché l'uno effettivamente è stato ritrito e ritrito e rivisto, però sempre grossa soddisfazione a giocarmi il 2, dato che a livello di gameplay è assolutamente il massimo di quei tempi. E quindi direi che possiamo chiudere la classifica così. Ragazzi, sicuramente ne avrò dimenticate tantissime, perché ovviamente ricordarsi tutte le intro dei videogiochi giocati da qui a quando avevo 10 anni mi sembra un po' difficile. Come appunto vi ho detto all'inizio, mi aspetto i vostri consigli, ovviamente le vostre top 10. Noi ci vediamo al prossimo video. Naturalmente, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!